sono nato con una certa idea della fotografia come racconto e come memoria, quindi come memoria dell'esperienza esistenziale, storica e culturale, persino delle tracce della faccia di una persona. E racconto, perché questa maniera specifica di raccontare con la fotografia non può prescindere dal fatto che è in memoria di qualche cosa, quindi è contestualmente il racconto, ma la cui arbitrarietà si ferma di fronte al dato di fatto. Fortuna nel rapporto con la letteratura ed è piuttosto grande difficoltà nel rapporto con la scrittura, perché il rapporto con la letteratura nasce dalla mia storia di fotografo, che trova in Leonardo Sciascia il mio interlocutore fondamentale. Quando io ho avuto la fortuna di cercarlo e di incrociarlo, lui ha avuto nei confronti di quello che io già stavo facendo un paio d'anni, le foto delle feste e cose di questo genere, quello che io chiamo un effetto retroattivo, perché mi ha fatto capire che io non stavo facendo un lavoro di tipo così antropologico documentario, ma bontà sua diceva di racconto, di narrazione, eccetera. Ma poi c'è stato, diciamo fisicamente, per rendere le cose veloci, c'è stato fisicamente la costruzione di quel primo libretto. Diciamo che la struttura di quel libro l'abbiamo fatta insieme, ma insomma in un certo senso Sciascia gli aveva dato... Cioè, veniva naturale, nel senso che si trattava di fare un libro nel quale mettevamo insieme dei piccoli reportage su varie feste. No, quindi era, diciamo, come fosse un'antologia di racconti visivi. E c'era il testo di Sciascia, prima, no? Che però col tempo ci siamo resi conto, io mi sono reso conto, anche gli altri che sono tanto arrabbiati si sono resi conto, non era una prefazione, era consustanziale al libro, era in un certo senso, per me che avevo a 20 anni, insomma, addirittura al di sopra delle mie possibilità, diciamo, di digestione di questa visione delle cose, che io condividevo, ma non è che avevo così lucidamente, perché insomma la mia enciclopedia ignoranza, che ancora impera, allora era, diciamo, ancora più ciclopica, ecco. Ma per esempio nella struttura del libro Sciascia poi aveva fatto precedere ciascuna delle serie sulle feste da un gesto letterario, per cui c'era un piccolo poema popolare, c'era il retro di un santino. Quindi poi il libro si strutturava come un libro letterario, era come fosse un libro di racconti, che poteva anche essere visto come un libro di antropologia in definitiva, però così non era, perché per esempio la mia scelta snobbissima, io sono riuscito ad essere snob ancora prima di avere gli strumenti per esercitare lo snobismo, per cui certe feste importanti, che so, il festino di Palermo, la festa di Sant'Agata, i misteri di Trapani, io non ci andavo perché erano turistiche, no? Figurati, allora il turismo, insomma, qualche asino che sbagliava strada passava da quelle parti. E però per me invece io cercavo questa autenticità. Quindi c'era questa storia di questo libro che si presentava come un libro di racconti. A parte tutto, ovviamente da parte dell'editore la ragione fondamentale di questa scelta riguardava il fatto che Leonardo Sciascia, nonostante ancora
al momento dell'uscita delle feste religiose non fosse Leonardo Sciascia, che diventò dopo, perché insomma coincise praticamente con la pubblicazione immediatamente successiva di Morte dell'Inquisitore, ancora dovevano venire fuori tante cose di Leonardo, però il libro la copertina diceva Leonardo Sciascia, feste religiose in Sicilia con delle fotografie di Fernando Sciascia, manco Ferdinando, perché insomma tutti mi chiamavano Fernando. Quindi era un libro di Sciascia, no? Era visto, recepito, eccetera, come un libro di Sciascia, cosa che a me non mi ha mai dato nessun fastidio, me lo chiedevano, dicevo ma come il libro, le foto, eccetera. Ma guarda che va bene così, anzi, no? Per me è incredibile a 20 anni avere un dialogo di questo livello. Quindi diciamo che la letteratura, o comunque una certa impostazione del racconto fotografico in termini letterari, nasce con la mia stessa storia di fotografo e nasce con la mia stessa storia, diciamo, di rapporti che come fotografo ho intrattenuto con i libri. Probabilmente la mia ossessione dei libri e anche quello, qualunque cosa che abbia un minimo di senso, diceva Alberto Savino, prima o poi finisce in un libro. Io faccio sempre una battuta cretina, dico persino Dio per farsi conoscere ha dovuto dettare un libro, sennò che diavolo lo saprebbe che esiste, no? Normalmente quando mi dicono che cosa è per te la fotografia, io dico memoria e racconto, no? Allora, se è il racconto, va bene, tu ci mettiamo intorno al fuoco quando ancora c'era il fuoco, adesso sei termosifone e ti racconto qualcosa. Oppure lo metto in un libro, è un racconto, quindi io lo vedo in termini letterari, cioè nessuno si porta il disegno di suo padre nel portafoglio, si porta la fotografia di suo padre nel portafoglio, addirittura del cane che gli è morto quando era bambino, della fidanzata o del fidanzato, cose di questo genere, perché la fotografia contiene questa sorta di mistero magico scientifico nel quale c'è questa traccia, e questa traccia è qualcosa di tragico, come diceva Barthes. Ora, questa cosa qui a me pare eminentemente letteraria, perché se noi di un fotografo diciamo che è un fotografo paesaggista, che è un fotografo di natura morta, che è un fotografo di ritratti o cose di questo genere, lo facciamo perché recuperiamo le categorie che sono state utilizzate dal pensiero intorno all'arte, intorno ai manufatti artistici, per cui questo è poi servito a capirsi, no? A distinguere gli approcci, eccetera. Già era una cosa cretina per rapporto alla pittura. Antonio da Messina probabilmente non ha dipinto soltanto paesaggi, però nella sua Crocifissione c'è un paesaggio meraviglioso, come eccetera. Cioè, non esiste questa distinzione. In fotografia poi è particolarmente comica, perché se tu a un certo punto dici ah, io sono un fotografo di moda, ma che vuol dire? Che se tu cammini o vedi un bellissimo paesaggio, dici, ah, no, questo lo fanno i fotografi paesaggisti, non è roba mia, eccetera, e viceversa, insomma, no? Ma questo soltanto, diciamo, sul piano delle stupide distinzioni. Se poi tu la guardi appunto come struttura formale in cui tu recuperi il valore simbolico dell'immagine, certo, un'immagine è possibile. Gli strumenti soggettivi per produrre una fotografia, come diceva Mario Prats, sono talmente tanti che se ne può parlare come di un arbitrio, no? Allo stesso modo con cui si può parlare di un arbitrio per un dipinto, ma sino ad un certo punto, perché l'arbitrio arriva sino alla relazione tra l'oggetto e l'immagine. Se tu togli l'oggetto non c'è più immagine, mentre invece nella pittura c'è lo stesso, anzi ne prescinde in un certo senso, no? E per questo mi interessano anche molti libri. Se guardiamo ai libri di fotografia, sono tutti libri, ci sono dentro fotografie in tutti questi libri, però per capirli meglio ci serve di più, secondo me, l'esperienza della storia dei libri e della letteratura di quanto non ci serve la storia della pittura. Cartier-Bresson diceva di Martin Parr, un sociologo,
No, io sono d'accordo, è un sociologo con un grande istinto visivo e che risponde ad una certa esigenza che è quella anche dell'arte contemporanea di tipo urbano, infatti lui ha successo nel mondo urbano inglese, nei quartieri dove ci sono le gallerie eccetera eccetera, mentre invece Sebastiano Salgado quando fa la sua mostra la gente parla della miseria del mondo, della bellezza del mondo, cioè ha un altro tipo di approccio, quello è un sociologo, lui è un antropologo. Ma se tu guardi un libro di Cartier-Bresson, i libri di Cartier-Bresson non sono narrativi, salvo probabilmente da una Cina all'altra. Alla fin dei conti, da una Cina all'altra è come il resoconto giornalistico narrativo su un fatto importante della storia contemporanea scritto da un poeta, nel quale là dentro poi quello che poi tu tiri fuori sono qualche 5 o 6 foto che riassumono, così come immagina la Sovete è come, che ne so, la bufera ed altro, ogni fotografia è sufficiente a se stessa perché viene pensata come eroico punto di chiusura di un istante che lo riassume il mondo, ma tutti insieme fanno libro. Se uno prende un libro di poesia, e quello lì è un libro di poesie, non è che è una serie di fogli dove ci sono le poesie. Se è un libro di poesie, la loro contiguità, la loro distanza, la loro sequenza eccetera eccetera fanno libro, fanno quel tipo di letteratura. Ecco, per esempio, i libri di Cartier-Bresson io li metto subspecie di editoria poetica della fotografia. In fondo io ho fatto tante cose, ho cominciato facendo un libro che siccome è ancora sta in piedi a distanza di 50 anni, allora lo si può guardare come un libro, come lo sguardo, diciamo, di uno che fa un lavoro di tipo antropologico, ma la cui scrittura può portarlo a un livello un pochino più alto. Ma quindi sempre quando io penso al libro penso ad un contesto di racconto. Io ho sempre detto di avere fatto libri con fotografie piuttosto che libri di fotografie, perché libri di fotografie si fanno, no? A un certo punto uno fa il report e poi diventa abbastanza famoso o comunque apprezzato, per cui ti fanno un'antologica. Allora l'antologica implica che metti insieme the best 100 pictures of your life, che è una cosa di una stupidità bestiale, insomma, no? Io ho sempre cercato di non farlo, l'ho sempre vissuto in maniera contraddittoria, poi uno fa pieno di compromessi con il mondo, con la vita eccetera, poi si piglia anche le sue cucchiaiate di vanità in cose di questo genere, no? Ma per esempio il mio primo Le forme del caos io l'ho concepito come una specie di libro di carattere narrativo, non è molto diverso dal mio libro La bibliografia dell'istante, in cui io metto insieme i miei libri e racconto la mia vicenda attraverso i libri, però mi interessano di più i libri in cui io uso le foto, con le foto. Kami è un libro fatto con le foto, non è un libro fatto per fare vedere quanto sei bravo, cioè anche quello, perché poi il mondo è tutto complesso, c'è anche una funzione, diciamo, pratica del rapporto con la realtà. Addirittura per anni ho considerato che fosse un sinonimo, no? Fotografia e memoria è un sinonimo, perché se tu fotografi sto accendino, un attimo dopo quella fotografia è memoria di quell'accendino, magari poi si distrugge o butti via o perdi, però di quella cosa lì è memoria, insomma, no? Poi come l'hai fatta è un'altra faccenda. Quindi questo per la letteratura. La letteratura naturalmente è fatta di scrittura, mi sembra abbastanza chiaro sino ad oggi che io considero la fotografia una forma di scrittura, però una forma di scrittura che non fa il fotografo, cioè nella fotografia non è il fotografo che scrive, questa è un'altra delle cose per cui mi pigliano in giro, e vabbè, pigliatemi pure in giro, però così è. Le cose sono complicate appunto perché gli strumenti e le strumentazioni della soggettività nel fare una fotografia sono tante, una macchina fotografica piuttosto che un'altra, un obiettivo piuttosto che un altro, una pellicola piuttosto che un'altra, un sensore piuttosto che un altro, e cose di questo genere, più vicino, più lontano, con una luce piuttosto che un'altra, non esiste il dato obiettivo. Tu ne scegli comunque un peso, ne scegli, già nella parola ne scegli
viene evacuato l'idea stessa, né inventi né crei, no? Io dico che Sergio Nerschel, oltre ad aver suggerito, Dio gliene renda merito, di utilizzare il ferricianuro e il potassio per fissare le pellicole impressionate, suggerì a Fox Talbot, che l'aveva buttata su sentimentale, calotipo, e poi diceva, chiamalo fotografia, scrittura, luce. Ma lui era scienziato, quindi io sono convinto, sicuro anzi, perché naturalmente essendo io d'accordo, non si è mai più d'accordo che con uno che la pensa come te. Sono persuaso che lui intendesse, come io intendo, scrittura di luce, cioè nel senso appunto che la scrittura la fa la luce che si riflette sull'oggetto del mondo, sul mondo, una rosa, un cielo, un televisore, un accendino, e nel momento in cui tu apri la finestrina dell'otturatore, quel riflesso di luce, quella luce riflessa dal mondo, si iscrive su una superficie sensibile. Prima era chimica, adesso è elettronica. Quindi tu che cavolo fai? Non fai niente, tu schiacci il bottoncino. No, il dito indice, quello famoso di cui Michelangelo ha detto che la creazione del mondo, sulla Cappella Sistina, è quello col dito indice. Ma io ammacco il bottone, non è che faccio più di questo. Naturalmente non è che considero che quello è un gesto irrilevante, è un gesto fondamentale, perché è un gesto di lettura del mondo. Quindi il fotografo è un lettore, il fotografo è un interprete. Questo tipo di lettura del mondo può essere di tipo poetico, può essere di tipo scientifico, può essere di tipo narrativo, può essere di tipo erotico, può essere tutto quello che vuoi, ma è quella del fotografo, è una forma di lettura del mondo. Che poi le due cose, diciamo, di produrre senso e di ricavarlo dall'opera letteraria siano contigue, questo è sicuro. Ho scritto tantissimo da giornalista, eccetera, però ho sempre fatto una grande distinzione tra la scrittura giornalistica e la scrittura, diciamo, più ambiziosa, letteraria, in cui tu metti in gioco un certo numero di cose della tua visione del mondo, della tua visione di te stesso, degli altri, eccetera, eccetera. Quindi con prudenza e dandomi tutta una serie di alibi che consistono nel fatto che comunque lo faccio intorno alle fotografie, dentro le fotografie, con le fotografie, e attraverso soprattutto la possibilità di esplicitare concretamente, rompendo le scatole a tutti quanti, questa concezione del libro, insomma, che io mi porto dietro dalle feste religiose e dalle quali poi mi sono allontanato, ho articolato, ci ho provato, sono andato indietro, ma insomma diciamo che la svolta definitiva effettivamente è quella di Bagheria, dopo il quale l'idea di fare un libro con una foto a destra, una foto a sinistra e così così mi annoia, non mi interessa più tanto, e quindi sto tentando di sperimentare questa cosa, che non è che non c'è mai niente veramente rivoluzionario, perché poi dice la graphic novel, ma avete mai visto una tomba egiziana? Quella è una graphic novel, insomma, no? E quindi quando io faccio grande teorizzazione sul libro, io tanto mi metto a ridere con me stesso, perché dico, hai presente, gli dico, i codici miniati? Ecco, pensavo una cosa di questo genere, cioè torniamo al 1200 e stiamo parlando di una cosa modernissima che voglio fare io, eccetera, perché gli uomini poi si misurano con gli stessi strumenti che loro inventano. Se a un certo punto trovi che è una cosa comoda e formidabilmente rivoluzionaria, addirittura da prima dell'invenzione dei caratteri mobili, di condensare pensiero, visione del mondo in un oggetto portatile che viene chiamato libro, insomma, per il quale bisogna ammazzare un certo numero di pecore per poi scriverci sopra, facendo quelle robe lì ci hanno anche riflettuto sopra, mica da ridere, insomma, dalle miniature iraniane a quelle persiane, a quelle ai libri miniati nostri, ai primi tentativi di narrazione appunto fumettistica quasi che troviamo nelle caverne o cose di questo genere. Cioè gli uomini
per esistere devono produrre senso. Il senso si produce attraverso il racconto. Per trovare la propria identità devono produrre immagini. Il problema è proprio che adesso lo sappiamo, che se tu produci delle immagini perché sei un uomo, e sei un uomo perché produci delle immagini. E se tu non sai che nel mondo esistono le cose ed esistono le immagini, e che tu sei produttore e riconoscitore di immagini, non sei un uomo. Infatti il mito che noi abbiamo creato su questo problema è quello di Narciso che muore, si affoga, perché non ha ancora preso coscienza, se non ha ancora preso coscienza che sei. Quindi, superato lo stadio di Narciso, no? Poi comincia la nostra relazione col mondo, e questa nostra relazione con il mondo è fatta di implica che noi produciamo delle immagini e che quindi produciamo delle strutture di carattere narrativo. Quando poi tu ti metti a scrivere e hai fatto il fotografo per 45 anni, anche scrivendo, ma tentando altre esperienze, insomma, con il linguaggio della scrittura, i problemi si pongono, intanto si pongono in maniera, vabbè, ma questi mi si pongono anche come fotografo, perché se uno viaggia nei miei libri di contatti, insomma, con oltre un milione di fotografie, l'esperienza più che tu fai, soprattutto la più importante, è che tu vedi che il 99,9% di quelle foto fanno schifo. Quindi ti trovi di fronte a questa gigantesca montagna di mediocrità, che è poi il rapporto con la vita, con la difficoltà di evacuarla questa cosa, perché la memoria un po' si ricorda, un po' non si ricorda, qualche volta non si può eliminare niente dalla memoria, mentre invece tu le fotografie le puoi buttare via se vuoi, insomma, no. Ma dalla tua memoria no, pensi, tipo, non ci sono riscontri di questa invenzione letteraria fantastica di Freud della rimozione. Perché tante volte tu non ti ricordi una cosa e quando meno te l'aspetti e quando meno vorresti quella torna. E tanto di più che noi non è che non ci ricordiamo solo delle cose che vogliamo dimenticare, molto spesso non ci ricordiamo neanche delle cose che vorremmo ricordare. Quindi il rapporto con la nostra memoria e quindi con noi stessi è molto più complicato. E quando tu scrivi, questa relazione diventa centrale. Allora, dice, ma perché non l'avevi fatto prima? E non l'ho fatto prima perché ho fatto la stupidaggine meravigliosa di avere soprattutto come amici degli scrittori straordinari. E allora questo qui ti mette la barra alta, cioè se tu hai frequentato e letto, ma perché poi non è che era solo leggere, tu potevi leggere Sciascia, ma era anche il fatto che tu vedevi come funzionava il suo cervello e che tipo di relazione aveva con il mondo e come questo tipo di relazione con il mondo passasse dalla scrittura, dal libro e cose di questo genere. E poi Vincenzo Consolo, e poi Milan Kundera, e poi Vasquez Montalbán, e poi altri. Cioè i miei amici fondamentali sono stati tutti scrittori. E quindi l'abisso, insomma, il punto di autogiudizio è molto severo. Se tu a un certo punto vuoi strutturare un libro e le organizzi in un modo narrativo di un certo tipo, già c'entra la letteratura. Appena metti una foto accanto ad un altro, cominciamo la scrittura. Se poi invece tu cominci a scrivere, allora lì le mie insicurezze diventano gigantesche, per cui ho bisogno continuamente di riscontri, di gente che stimo, che mi legge le cose, che mi rassicura, oppure che mi dice che fanno schifo per poter ricominciare, eccetera, eccetera. Però sicuramente questo scrivere mi ha messo di fronte a problematiche completamente diverse, perché non sono la stessa cosa. Non è un procedimento simile quello dello scrivere e quello del fotografare. Per quanto io pensi che un fotografo, se crede nella fotografia, perché una delle cose che mi stupisce in questo stadio, diciamo, di agonia che non finisce più della fotografia, è che moltissimi fotografi non credono alla fotografia, tant'è vero che si spostano verso territori di mistificazione della fotografia, mentre invece io ci credo nella fotografia, non ho bisogno di ciurlare per il manico, perché penso che il territorio e gli strumenti della fotografia abbiano una forza comunicativa forte, che è quella della fotografia. Se voglio comunicare altre cose, ho lo strumento della scrittura, oppure quella del cinema, che è già l'inserimento di elementi molto più complessi, il tempo, le robe, la sintesi tra varie forme, del teatro, la musica, l'opera, le cose di questo genere. Quindi mi rendo conto che non è che posso andare oltre certi limiti con la scrittura, insomma, no? Però mi ha salvato la vita.
sinora mi ha salvato la vita, anche perché se no non so come avrei potuto, diciamo, tenere sotto controllo l'angoscia della, perché insomma, un fotografo, essendo un pochettino anche uno sportivo, se fa la fotografia come l'ho fatta io, il reporter, andare in giro, le fotografie si cercano e quindi per cercarle bisogna, si fanno coi piedi, mi diceva Paolo Monti, non si fanno mica con altri strumenti. E quello lì è diciamo la fontana dove tu hai bevuto le tue tazze di felicità. Ora, io sono sicurissimo che con la scrittura ci sono fonti di tazze dove si possono riempire piccole tazze di felicità. Però, prima di tutto, cioè, lì si pongono due problemi che si pongono su qualunque cosa. Da una parte il talento è un mistero. Il talento è come il coraggio di Don Abbondio, uno non se lo può dare, no? Lo può fare crescere un pochino innaffiandolo tutti i giorni, no? Quello che uno può fare effettivamente, e in questo per esempio mi sono serviti 25 anni di giornalismo, è di affinare la dimensione artigianale. No. Con quella dimensione artigianale tu puoi fare in modo di avvicinarti a quel poco di talento che la vita ti ha dato anche sul piano della scrittura. Ma per concludere tutto questo lungo monologo, dicevo che effettivamente la gente che scrive, che è fotografo, scrive in maniera un po' diversa, secondo me. Cioè c'è sempre nella sua scrittura una specie di basso continuo di cose viste, di relazione fisica con il mondo, insomma. E forse bisognerebbe tenersi a quello, bisognerebbe occuparsi della Casabanca che hai messo insieme nella tua vita, piuttosto che andare a cercare altrove le cose, perché questo probabilmente lo possono fare gli scrittori veri, quelli che in un certo senso hanno verificato e l'artigianato e il talento con tutte le loro esperienze di vita, mentre invece io soprattutto è attraverso i piedi e gli occhi che ho interrogato me stesso, insomma, quindi su quel terreno mi trovo meglio. Il libro è un oggetto, no? È l'oggetto dove si depositano i risultati dei linguaggi. In realtà questo rapporto, diciamo, di carattere narrativo delle immagini, per esempio le grandi religioni, le cose di questo genere, hanno sempre saputo che aveva una grandissima forza di suggestione. Insomma, se tu vai a vedere i mosaici di Monreale o cose, questi sono dei grandissimi fumettoni che funzionano come narrazione di una mitologia che non è molto diversa da quella dei greci o cose di questo genere, per cui poi la gente entrava nel dettaglio della storia e cose di questo genere. Il libro è una cosa che non è soltanto però un luogo di ricezione dei linguaggi. Il libro è in un certo senso, per la sua natura, poi produce i linguaggi. E Strabaldi, quando diceva: ma che differenza c'è tra la poesia e la prosa, lui ha detto: ah, la differenza è fondamentale, la poesia si immagina a bandiera. forse è tutto lì, obiettivamente, però nello stesso tempo se tu scrivi un romanzo oppure scrivi un saggio, va bene. Se a un certo punto dentro questo saggio, dentro questo romanzo, ci inserisci un'immagine, due immagini, tre immagini, questo non è solamente una mutazione, diciamo, non è né un'aggiunta, né una sottrazione, né un disturbo, né una cosa di questo genere. Pone un nuovo problema linguistico. Cioè, non è possibile mettere delle immagini, delle parole insieme senza porsi il problema intanto di quell'oggetto dove queste cose vanno a finire, che è il libro, no? E poi anche del fatto che questa loro interazione pone dei problemi linguistici, di comunicazione, espressivi, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente, un po' per prudenza,
un po' per probabilmente complesso di inferiorità, forse, o forse per sperticato complesso di superiorità. Mettendomi a scrivere e volendo farlo un po' per autodifesa, un po' per arroganza insieme alle fotografie, allora non è che questo non è stato mai fatto, o comunque, però probabilmente non è stato ancora completamente concettualizzato ed espresso sul piano degli oggetti libro come io penso che sia. Io lo faccio e lo teorizzo anche come una delle forme difensive della mia definizione del ruolo che io do alla fotografia come memoria e racconto, perché io penso che la cosa straordinaria di una fotografia è che contiene una quantità di letteratura, contiene una quantità di scrittura, no? Se tu spremi una immagine, è difficile che tu di fronte a un quadro, al massimo ti viene la sindrome di Stendhal, ma stiamo parlando di quella cosa che ti fa piangere di fronte al quintetto a trota di Schubert, insomma, no? Mentre invece una fotografia trovata per caso, insomma, ha la stessa forza tremenda, evocativa che ha la Madeleine di Proust, che ha il fatto che tu apri il cassetto dove tuo padre metteva le sue sigarette e dopo che è morto da 20 anni ti viene fuori un effluvio di quell'odore di sigarette per cui tu scoppi a piangere. Nell'odore di quel tabacco non c'è forma, ma c'è traccia, come nella fotografia c'è traccia. Per cui se tu guardi la fotografia del fidanzato che ti ha tracciato, che ti ha caso, straccia la fotografia o ti incazzi, perché lì non è solo l'immagine, è appunto questa specie di contenitore, no? di letteratura, di memoria, di racconto che ogni fotografia contiene. Quindi se tu a un certo punto ti metti a giocare con questo parallelismo, la cosa è affascinante, perché non credo che, non so se è riuscito, però è sicuramente una delle mie cose più riuscite. Quelle di Bagheria mette in piedi una trappola di questo tipo. La cosa che mi ha stupefatto è che molta gente mi dice l'ho letto per intero, cioè non mi dice l'ho guardato tutto, no? Nonostante lì la quantità in termini quantitativi del testo non sia esorbitante, però se tu cominci a guardare fotografie proprio per come è organizzato il testo, no? Non puoi fare a meno di cominciare a leggere pure il testo, e se tu entri nella trappola, se tu metti la tua zampetta in quel vischio lì, dopo non puoi fare a meno di guardare le fotografie tenendo conto di quello che hai letto, né puoi continuare a leggere quello che c'è senza tener conto delle fotografie che hai visto. E questo che cos'è se non un tentativo di linguaggio in cui i due strumenti si interano? Ora io adesso qui sono al, diciamo, al quarto tentativo, perché un tentativo, diciamo, intermedio è stato la geometria della passione. Beh, però quello lì è già una forma di tipo diverso, perché io dicevo, vedi, la prima cosa che abbiamo fatto quando ho lavorato con Alberto Bianda, io lì ho difeso il libro dal fatto di essere visto come un libro di fotografie, perché avevamo bisogno di rivendicare una collana e anche una maniera di produrre dei libri che avessero questo tipo di interazione. Poi alla fine, come quando tu dici chissà se lo capiranno, poi il primo che ha parlato di quel libro ha detto ma questo non è un libro di fotografia, non è anche un libro sulla cucina, è un libro di scrittura. Dice, ma cazzo, io mi sono rotto le palle tanto per cercare di persuadervi, voi eravate già persuasi, no? Però questo è interessante, vuol dire che il clima è pertinente. Ma se tu poi fai un libro come La geometria e la passione, il problema che ti poni non è quello del romanzo di formazione, come lo ha chiamato Vasquez Montalbano, Re di Bagheria. Il problema è che tu ti poni il problema di un'altra forma, che è stata istituzionalizzata nell'editoria, che è quella del libro d'arte, del catalogo di mostra e cose di questo genere. The 100 best pictures. No, allora io dico, se già non è più così, non è più, può essere più così, perché il mondo sta cambiando, perché la fotografia non ha più quel ruolo e quindi bisogna restituirgli cose di questo genere, ma se tu vai a una mostra di Mario Giacomelli, per dire, ed è uno schifo di mostra, mano allestita, con la luce così, così, questo genere, tu esci e dici, che schifo di mostra, però cazzo che fotografo, no?
Ora, invece, per un tipo di fotografia di carattere narrativo, no? Il contesto in cui tu la comunichi cambia completamente, perché questo è un libro con 350 ritratti. Allora, 350 ritratti che ci ho messo 5 anni per farlo e che dovevo uscire prima di quello del cibo, ma io ancora volevo tastare il terreno. Io ho scritto un testo per ciascuno di questi 350 ritratti. E allora l'ho fatto leggere, perché, come vi dico, ho sempre bisogno di riscontri sul piano della scrittura, e mi hanno detto cose estremamente incoraggianti. Però i miei interlocutori, quando poi gli ho fatto vedere il paginato, sia pure solo elettronico, no? non riuscivo a comunicarglielo che questo libro, quello che loro stavano leggendo, era un dattilo scritto con delle fotografie piccole in alto, ma che io invece quello lo consideravo quelle fotografie, quel rapporto con quei testi e la loro disposizione nel libro dovevano produrre una testualità nuova, diversa, in cui la foto più grande, la foto più piccola, la relazione tra una foto e un'altra, non so, ci sono delle cose, perché poi a quel punto diventa affascinante, è una scrittura. Che so, per esempio, in questo libro c'è un ritratto di Ignazio Bottito e c'è quello mio conosciuto di lui che allarga il braccio, Angelo era e non aveva l'ali, eccetera, no? Ci sono anche due fotografie, perché a volte il ritratto ha anche una sfasatura temporale, uno fatto 40 anni prima, uno 40 anni dopo. Mi interessava anche questo gioco, che è letterario, no? C'era anche foto di Eugenio Evtushenko. Io ho fatto una foto di Evtushenko a Palermo perché era amico di Ignazio Bottito e allora era venuto a fare un recital a Palermo. Ignazio, tra l'altro, ci aveva molto parlato di questo viaggio in Unione Sovietica in cui era andato a visitare i Kolkhoz e cose di questo genere, e io capii una quantità di cose anche, diciamo, di certo rapporto che Ignazio aveva inventato nella sua relazione tra la sua poesia detta e la gente, perché lui era rimasto molto impressionato e ce l'aveva raccontato da quello viaggio in Russia di questi spettacoli, come li chiamava lui. Non erano dei recital, erano degli spettacoli dei poeti, solo che questi li facevano in capannoni e le immagini assomigliavano a quelle che cominciavano ad arrivarci dall'America dei concerti rock. Quindi era un tipo di rapporto tra la poesia e il mondo, in un certo tipo di mondo, di società, anche di idea della poesia, eccetera, eccetera, che aveva molto impressionato Ignazio, e che Ignazio infatti poi gli aveva fatto inventare il poeta in piazza, dove lui andava con i cantastorie che cantavano le sue poesie e poi vendeva i libri, no? Cioè un rapporto estremamente popolare e sinergico tra la sua poesia e la gente che l'ascoltava. I gesti di Eugenio Evtushenko a Palermo assomigliavano a quelli di Ignazio, un po' per vicinanza di carattere, due guitti, due grandi comunicatori fisici, eccetera, eccetera. A distanza di 40 anni io poi l'ho ritrovato, Evtushenko, l'ho rifotografato al Piccolo Teatro e ancora faceva questi gesti così, nonostante già 75 anni e cose di questo genere. Perché non le diceva le cose, scagliava le parole contro la gente, eccetera. Allora, io nei testi che parlano nel testo che parla delle foto di Evtushenko e in quello che parla di Ignazio Bottito, io dico: ah, Ignazio, il mio rapporto così, le cose, il va e viene nel paese, questi suoi spettacoli del poeta in piazza, che erano anche la conseguenza dell'impressione che lui aveva avuto del suo viaggio in Unione Sovietica, di questi spettacoli di poeti. Invece nel testo in cui parlo di Evtushenko dico: l'ho conosciuto perché lui era amico di Ignazio Bottito e Ignazio Bottito mi ha permesso di fare queste fotografie, e mi ha molto impressionato perché ho capito appunto che non si trattava di leggere delle poesie o di dirle, si trattava di un'azione teatrale che ricordava. Bene, nel libro c'è Ignazio Bottito con questo testo qui, sotto c'è la prima foto di Evtushenko e fa un gesto che lo risponde, i testi parlano l'uno dell'altro, eccetera, e dopo segue così. Ecco, teoricamente stiamo facendo un libro
come un fotografo di 70 anni come me ha diritto di fare, in cui mette insieme dei suoi ritratti. A parte che non avrei mai potuto fare un libro con 350 ritratti di sole fotografie, perché non si fa. Persino Cartier-Bresson, il suo libro di ritratti, arriva a 200, credo, perché c'ha una sua grammatica diversa, un libro che raccoglie, che è una silloge di ritratti. Se invece tu fai un racconto di ritratti, della tua relazione con le persone sotto forma della fotografia di ritratto, e questa cosa la espliciti con la scrittura, allora questo diventa un racconto. E il racconto è lì, i ritratti sono ognuno per conto suo, ma siccome sono libro, si seguono, si hanno una loro logica, devono avere delle rime, rime visive, diciamo così, o rime interne che tu scopri magari dopo, man mano che sfogli il libro, e cose di questo genere. E questo lo trovo affascinante, perché questo qui implica la scommessa di una scrittura diversa, contaminata. È bello da dire, è difficile da fare, però ti può riempire un certo numero di anni della tua vecchiaia, e questa è la cosa che mi interessa veramente. Ho appena finito di scrivere un saggio per la Terza, che si chiamerà Lo specchio vuoto, su rapporti tra identità, memoria, eccetera, eccetera. E racconto un aneddoto che riguarda mia sorella, che una volta io ho portato un ritratto che l'avevo fatto, e le ho detto: ma guarda, questo ritratto è incredibile, mi ritrovo tale e quale una foto che tu mi hai fatto 15 anni fa, ma proprio identica. Dice, vabbè, non sarà identica, ma identica, la vado a prendere. Non l'andare a prendere, ci credo, non l'andare a prendere. E lei invece è andata lì, ha sotterrato un album di famiglia ed è tornata triste, ha detto: non era identica. Ora qui le domande sono parecchie, cioè che cosa è successo? Lei ricorda la fotografia, quella fotografia lei era nel suo ricordo, e lei ne ha visto un'altra di adesso e l'ha riconosciuta come identica. Quando è andata lì non l'ha trovata identica. Era cambiata la fotografia o era cambiata lei che la guardava? Sono cambiate tante cose contestualmente, quindi la fotografia è sempre comunque una cosa che non esiste, cioè esiste, è la traccia di un istante che concettualmente, filosoficamente è indefinibile, perché non è che l'istante si ferma, cioè fermati tempo, diceva Faust, ma il Faust è un'ambizione di immortalità, appunto, e la fotografia non l'ha mica risolta. Gli uomini hanno creduto ambiguamente, frettolosamente, che quella fosse una maniera di fermare il tempo, come si dice. Invece non è così, le fotografie cambiano. Io ai signori o alle signore che mi dicono: ma sono venuto uno schifo in questa fotografia, perché sono gentili, perché poi l'altra frase: mi hai fatto venire uno schifo in questa fotografia, no? Interessante tutto questo, cioè tutto il libro nasce da questa roba qui, dal luogo comune di Flaubert, che dice: l'importante è rendere il sorriso, nella fotografia è uno schifo, ripresa da Brancati e Longanesi nella Costa dei Luoghi Comuni, eccetera, eccetera. E quindi la prima frase di questo libro è: ci sono quelli fotogenici, beati loro. Io non sono fotogenico, magari se mi piglia di sorpresa, però non credo, finora non è mai successo. E ci sono quelli fotogenici. Cos'è sta fotogenici? Fotogenici sono sempre gli altri. Allora io ho detto: scrivo questo libro dalla parte di quelli che dicono che non sono fotogenici, dalla parte di quelli che dicono che non si riconoscono nelle fotografie, perché hanno ragione, perché nessuno di noi vive in un istante. Una fotografia pretende di che tu ti riconosca in una messa tra parentesi di un istante, mentre invece anche quando ti guardi allo specchio tu fai una sintesi costante.
ci vuole tempo per costruire l'immagine di te. A volte, se tu un bambino lo vedi tutti i giorni è una cosa, se lo vedi dopo 6 mesi dici Madonna come è cambiato, perché tutti i giorni tu praticamente costruisci un piccolo dettaglio a quello di prima e ne cambi l'immagine. Quindi tutto questo ha una sua, infatti io spesso gli dico non ti piace, ma se la fotografia cambia mettila via e riguardala tra 10 anni, vedrai come è cambiato, vedrai come è cambiato. Cioè, effettivamente mia sorella diceva questa era uguale a quella di prima, però quella di prima era diversa e naturalmente era meglio di quella di oggi, perché lei prestava a quella fotografia una legittimità, diciamo, di riconoscimento rispetto all'idea che lei voleva avere di se stessa, che è quello che noi chiamiamo fotogenia. Fotogenia è vederti in una immagine come tu pensi che tu di essere. C'è una letteratura infinita su questo. Ho scoperto per esempio un bellissimo, ci sono due tesi, uno di Bontempelli e un altro di Primo Levi, molto interessante. C'è questo personaggio di Primo Levi che inventa una cosa che si chiama Spemet, viene fuori da Pirandello naturalmente, però che è una cosa che tu metti nella fronte di un altro e viene fuori come una specie di specchio in cui tu ti guardi ma non ti vedi come sei, cioè non ti riflette te, ti fa vedere come quello ti vede. Quindi uno, nessuno, 100.000 eccetera, sicché si rende conto che questo è intollerabile, perché appunto ti pone nell'aleatorietà del rapporto con l'altro. E Oliver Wendell Holmes aveva detto le fotografie probabilmente sono, ed è affascinantissima la cosa, sono le immagini che gli specchi hanno riflesso e che sono usciti dagli specchi e sono entrati nel mondo. Bellissimo, questa è la fotografia.